Ribenvenuti a Boomer Ball Podcast. Siamo alla seconda parte di Carriera del Bullo che, come si diceva, dura solo 17 anni. Quindi, per capirci, dopo l'esperienza nelle minors, tu rientri a Treviso, però tu rientri a Treviso, uno, in una squadra pazzesca e due, con un ruolo già, come dire, insomma, già definito, già importante, già, insomma. Allora, il primo anno, tra l'altro, mi allenava il mio attuale capo allenatore, che è Pier Buca, quindi il ruolo che avevo, che Maurizio mi aveva, era stato molto chiaro, era: tornerai, farai il decimo, quindi nel mondo dei giocatori è un messaggio molto chiaro cosa vuol dire fare il decimo, cioè ti alleni, non giochi, e poi c'è da sfruttare le occasioni. Anche se, perdonami, se uno guarda il roster, c'era un playmaker super forte che era Tadeusz Sedny, e però, poi c'era Isma Santos che faceva la guardia, che però sì, poteva giocare con me. Quindi diciamo, loro due erano quelli del mio ruolo. Cioè. E poi devi sfruttare le occasioni. Non avevo ben idea di cosa, cioè, una cosa è lo slogan, poi chiaramente la stagione è lunga, nel senso che comincia agosto, quando dicono fatti trovare pronto, era a maggio, insomma, no? Non è simpatico. Poi devo dire, le squadre dove ero stato avevo sempre giocato, quindi non è stata una stagione facile. Però dentro a questa stagione, vuoi il fato, vuoi quello che ti pare, ci fu l'occasione. Allora, l'occasione nacque così. Allora, l'ultima partita prima della sosta della nazionale di novembre, giochiamo a Milano e per la prima volta è Piero, quando leva Tajus, mette me. Una decina di minuti, faccio un canestino a tre, vinciamo. Perfetto. Poi, grazie, arrivederci, tutti a casa propria, sosta di Natale. Tajus va in America, ritorna pieno di bolle nere sulla pelle. Nessuno sa che cazzo questo qui abbia fatto, da dove arrivino, perché e quanto tempo ci vuole. La prima partita dopo la sosta è PAOK Salonicco Benetton. Ci serviva la partita da vincere, perché comunque in Coppa eravamo più o meno galleggianti, però non è che venisse. Tajus non c'è, andiamo lì e ci siamo io e Isma. Entro e nei primi 4 possessi faccio 9 punti. Finisco la partita a 15 punti, si vince e faccio 3 su 3 da 3, 3 su 4 da 2, che fa 15. E quando si torna in Italia, la gente dice: ma questo l'hanno legato. E questa fu una delle occasioni. E tu, perdonami, sempre umile, schiacciato, oppure cominciavi a dire: beh, insomma, no, assolutamente. Cioè, ora non mi ricordo proprio, però, ma anch'io dissi: ma qua non ho mai giocato, una volta gioco, faccio così, dove è la verità, no? Nel senso, sicuramente non sono uno che può fare 15 punti tutte le volte nella Lega, però prima non giocavo praticamente mai, così. Poi qualche partita rigiocai un pochino, poi dopo si ritornò più o meno alle vecchie misure. Poi comunque quella stagione lì qualcosina riuscì a riprendere ogni tanto, e capitava qualcosa, tant'è che alla fine dell'anno Maurizio, di quei 5 anni di cui parlavamo prima, questo era il quarto. E durante questo anno Maurizio disse: guarda, allora di qui di là, insomma, si arrivò più o meno verso la fine dell'anno che mi rifecero un nuovo contratto, che io ero ancora al contratto questo famoso iniziale di cui parlavamo prima, che era un po' più adeguato rispetto agli standard della Serie A. Non era assolutamente un contratto da Benetton, però era anche un contratto di uno che l'anno prima faceva decimo, e al quale ha detto: ascolta, qualcosina ci hai fatto vedere, vediamo se continuando a stare qui a che livello riesci ad arrivare. Quindi questo qua, e questo contratto lo fece Maurizio con mio fratello. Addirittura. Sì, venne mio fratello e lo fece lui. Scusa Jaco, una cosa che è sempre di quelle che io non ti ho mai chiesto. Tu all'epoca eri forse anche fuori dal mondo della pallacanestro. Sicuramente fuori. Ecco, ma tu seguivi in qualche modo, non so, la Benetton, sì, seguivo, Treviso? Non c'è dubbio. No, seguivo la pallacanestro. Chiari a Empoli, non è risultato con Maurizio. Quello è arrivato dopo, ma okay. I primi anni post pallacanestro io
ho fatto altro, ho fatto un altro lavoro. Ah, e... qui muovi. Esatto. No, no, ma a livello di passione, sai come no, dire... vabbè, a livello di passione sì, ma la seguivo molto meno. Però okay. La Benetton la seguivo comunque. Quindi l'ascesa del bullo tu te la ricordi? Ricordi cosa pensavi? Mi ricordo il ragazzino, adesso vedo che fa, che... Mi ricordo tutto, mi ricordo che... Montagne Verdi. Quando io sono rientrato nella pallacanestro, ci siamo anche incontrati una volta a Montecatini, non so in che occasioni, io ero lì con i ragazzini dell'USE, tu eri lì come ospite d'onore, che eri già a Milano. Su un trono con l'ermellino, lo scettro. E io mi ricordo che lì iniziai a romperti le palle dicendoti, prima o poi ti ricordo. Sì, vero, vero. E poi successe davvero. E poi successe davvero quando insieme a Enzo Lefebvre andammo a riprenderlo a Milano e io gli ho detto, ti avevo detto ti ricompravo. E quindi è stato divertente perché io rientravo nella pallacanestro, poi insomma sono tornato a Treviso e quando sono tornato a Treviso tutte le volte che lo vedevo gli dicevo tanto ti ricompro. E poi gli hai detto prima o poi faremo un podcast insieme. No, prima o poi faremo una trasmissione. Ah, scusami, errore mio. Scusa Bullo, è un'altra cosa, in qualche modo il concetto di essere tra virgolette il più giovane, l'ultimo arrivato, che tu hai vissuto a Ozzano, poi quando sei tornato alla Benetton con gente come Taius Edney, Nicola, Ricky Pittis, Isma Santos, cioè tutti super veterani, hai vissuto la stessa dinamica o eri tu per primo in un altro mood e quindi ti sentivi molto più strutturato e molto più in grado di gestire il rapporto con i veterani? No, avevo un mood diverso perché comunque Ozzano, poi c'era stato Mestre, poi c'era stato Forlì, insomma anche le cose che parlavamo prima di Sugar, comunque... Alla fine, che dopo che uno ti ruba le ciabatte, non è che ne puoi vedere tante. Insomma, dopo Sugar e la maglietta, cioè, comunque un modo di arricchirsi, di formarsi e compagnia bella. Quindi, sotto questo punto di vista, qui ero sicuramente più pronto. Però devo dire che uno dei motivi per i quali sono riuscito nel mondo Benetton a diciamo, scalare le gerarchie è stato perché di base. Posso dirlo anche se un po' mi rode, e è stato perché i vecchi della squadra, quindi chi reggeva lo spogliatoio quando sono tornato, mi consideravano uno di loro, quindi Ricky, Marcello, anche Isma che era arrivato insieme a me, che però era della generazione anche se leggermente più giovane di Ricky e Marcello, però per lo storico che aveva Real Madrid era un giocatore importante. Loro tre erano quelli, poi Dennis giocavamo insieme sullo giovanile, quindi per l'amor di Dio, ok, però Dennis un po' meno in queste dinamiche rientrava, però loro tre mi avevano preso tra di loro, okay. Quindi giocavano con me, cioè, giocavano nel senso, cioè, mi trattavano, cioè, mi tenevano vivo all'interno del gruppo, poi io non è che guadagnassi i loro denari e mi ricordo che... Cioè, loro sempre mi invitavano fuori a cena il venerdì, il sabato, il martedì e io andavo ogni tanto, però dicevo ragazzi io non è che posso venire, non ti preoccupare, si pagano per te, ok, quindi questo qui insomma era un mirone perché sono venuto qui Ricky, mi rompe qualche, quindi mi rompe, però mi tocca no, dirlo ecco, che questa no. Cosa qui sicuramente mi ha da una parte tenuto vivo e da una parte mi ha dato l'opportunità di rimanere in quel mondo lì, perché se fossi stato un coglione o comunque non accettato da loro, difficilmente anche al piano di sopra, quindi Maurizio e il management in generale avrebbero detto no, continuiamo con lui perché comunque sta qui, non sporca, è ben visto. Ma avrebbero... Perché ti rode questa cosa? Perché no, faccio perché ridere, ah no, faccio perché, perché, perché non perché ti chiedi no. I soldi indietro. Anche per quello. Ricky sarebbe venuto volentieri stasera. Effettivamente ci sarebbe stato bene. No, anche perché Ricky, io non so se tu ci hai seguito, però casomai puoi recuperare come a scuola. E quando ci ha raccontato di essere stato ovviamente non vittima, però comunque un allievo del modo di vivere lo spogliatoio di Dino Meneghin, quando gli abbiamo chiesto se poi lui avesse trasmesso questo modo di vivere lo spogliatoio a qualcuno, lui ci ha fatto il tuo nome. Cioè lui ha detto effettivamente il Bullo è stata la persona alla quale ho cercato di trasmettere da un lato quello che avevo subito, però anche quello che avevo imparato in termini di gestione del gruppo. Di... Sì, sì, sicuramente. E... Ricky è stato... Ho trovato due Ricky diversi. Quando sono arrivato vedevo Ricky, cioè era più Iaco
il modo di fare di Iaco più vicino a me che non quello di Ricky. Ricky lo percepivo come la stella, non voglio dire il fenomeno, però quello che deve fare sempre un po' il, che deve far vedere che, no, un po' di sopra delle righe. Invece Iaco lo percepivo come una persona più equilibrata, al netto del ridere e scherzare, sì, 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 del gobbo e tutto quello che è, no? Però vedevo questo modello più vicino a me. Quindi questo, diciamo, è stato il primo Ricky. Quando invece poi sono tornato in squadra, ho trovato Ricky versione Iaco. Mm-hmm. Ok, perché io non c'ero più. Può darsi. e questo, io rispettavo Ricky in una versione e nell'altra, ci mancherebbe. Però ecco, lo percepivo molto più vicino a come secondo me ci si deve comportare, e sicuramente questo sentirlo più vicino ha fatto sì anche che imparassi e vedessi in maniera più costruttiva, più veloce, più efficace un certo modo di fare che poi feci mio. Chiaro. Beh, è stato un percorso di crescita anche per Ricky, cioè, Ricky veniva da Milano dove era il bimbo prodigio, è arrivato a Treviso con un colpo di mercato, anche lì pagato tantissimo, quindi con tanta pressione. Il primo anno fu un anno difficile per tutti noi, tante aspettative. Lui veniva dopo Kukoč e tutti si aspettavano che con lo stesso facesse numero di maglia. Con lo stesso numero di maglia e anche fisicamente abbastanza simili. E quindi è stato un percorso di crescita anche per Ricky, e ovviamente per far sì che Ricky sbocciasse del tutto e la sua personalità venisse fuori anche sotto questi aspetti, la vecchia guardia doveva andare. Quindi ci fu questo cambio generazionale con Ricky, che divenne un po' il leader dello spogliatoio, il leader sia in campo che emotivo all'interno dello spogliatoio. E quindi aveva finito il suo percorso di crescita, era pronto a diventare il capo, l'erede. Iaco, io faccio una domanda a Bullo e tu intanto, come al solito, fai gli onori di casa, e ringraziando sempre Tenuta San Tomé e i fratelli Spinazzè che ci accolgono, se posso permettermi, ci danno anche da mangiare bene e da bere, quindi no, Bullo. Poi la pizza, pizza particolare stasera, sì, delle pizze scelte in una, secondo me in pizzeria sta ancora dicendo, ma quello zingaro lì è esattamente cosa? Vabbè, non bello zingaro però, ma si taglia tutto, si taglia tutto. Noi credo che abbiamo molti ascoltatori nella comunità, no, quindi c'è una pizza che non si può, clamorosa, famosa Mare Monti. Sì. No. Cioè, non hai mai mangiato in Ghirada gli spaghetti, le penne Mare Monti di Franco? Sì, quindi anche quello è tonno e funghi insieme. Quello era sì, c'era un po' di mare coi funghi. Ok, no, grazie Bulo. La mia domanda è: mi manca tantissimo. Non penserei mica di darmi un bicchiere così, No, ma tanto tu non guidi. Vabbè, dai, no, è poco. Sta buono, un po'. Via, no, ti volevo chiedere: nei tuoi anni di Benetton, tu hai avuto davanti come ruolo, poi insomma avete giocato anche insieme in campo, un altro fenomeno che era Tyus Edney. Che era già famosissimo in America, perché comunque era in quella squadra UCLA che ha vinto il titolo con i fratelli O'Bannon, con Cameron Dollar, eccetera. Un O'Bannon? Sì, Charles. Sì, Charles. Sì. E averlo davanti, salute, come ragazzi, ruolo, come compagno. E sempre grazie del vostro tempo. Com'era averlo davanti e averlo di fianco nello stesso ruolo? Stavo per dire una battuta. Prego, ci mancherebbe. No, per anzianità. No, perché ha detto come era. Considerazione. No, allora io quando dico vengo subito bacchettato. No, più o meno diciamo che sia anche Iaco, meglio davanti. Iaco, sì, ma anche meglio averlo davanti. Sì, anche averlo avuto dietro, per come l'ho conosciuto, non credo sarebbe stato un grande problema, perché più o meno senza avesse altre mire. Ok, credo, però magari mi sbaglio. Okay, però vai. Diciamo che la saponetta non è mai cascata, come parlavamo prima di Fato, nel momento sbagliato della doccia, quindi non sappiamo poi. Meglio non rischiare. Il podcast dell'omofobia. No, bene. No, dai, ma parte, era un fenomeno anche lui. Sì, no? Sì, assolutamente uno dei più forti. Ma Tyus è stato eletto, credo, un paio d'anni dei 2 più 3 che ha fatto a Treviso. No, 4 l'ha fatto a Treviso, in un paio d'anni credo è stato eletto sicuramente nei migliori 5 giocatori europei. Se non sbaglio, un paio d'anni come migliore straniero d'Europa. Quindi, ok.
e questo lo dice abbastanza lungo. Poi tecnicamente devo dire che non ho mai assoluto, cioè, messo me a paragone con lui, ci mancherebbe, perfetto, però anche il fatto di dire no, sai, impari, no, perché faceva delle robe, dicevi, e poi era anche un giocatore molto particolare fisicamente, sì, quindi si muoveva a una velocità che per me era impensabile, poi aveva questo controllo del corpo che è tipico di quel, diciamo, di quella scuola, di quella taglia. Quanto alto era veramente? Meno di 1,80 m, sarà stato 78-79. Okay. Sì, dai, 77 così. E poi questo modo di giocare che è tipico di quella scuola lì, quindi quando lui faceva queste penetrazioni poi usava questo famoso arresto esterno-interno, invece noi eravamo tutti, nonostante ci venisse dietro, facevamo tutto col terzo tempo, quindi non eravamo in grado, cioè era una scuola, no? Diversa. E non era imitabile. Capacità di buttarsi contro un lungo, tirare con la mano destra, tirare con la mano sinistra, questi tiri in acrobazia, non era, quindi non ha mai detto ah, lo fa lui, lo faccio anch'io. Mm-hmm. No. Allora lui fa questo, cerchiamo di fare qualche altra cosa che lui non fa, che si addice a quello che posso fare, che può aiutare la squadra, e così vediamo di giocarsi le proprie carte. Okay, questo è il modo in cui mi sono rapportato a Tyus. Poi Mike insieme a Renato decisero di farci giocare insieme e questo funzionò parecchio, sia con loro che poi negli anni successivi come sia. Quindi questo per me è stato per la considerazione di me stesso è stato un grande upgrade, perché dal fare il cambio di Tyus e quindi poter giocare dai 8-10 minuti, 12, perché anche Tyus potesse giocare di meno, al fatto di dire perfetto, merita così tanto da metterglielo di fianco, e dicevo cazzo, però ho fatto un bel salto, ok? E che poi questo fosse funzionale a vincere ancora di più, però ecco, solo il fatto di poter dire benissimo, durante le partite, alla fine delle partite, bene, Bull e Tyus, poi ci pensa Bull, fa Tyus, questo è stato uno dei momenti, diciamo, personali più gratificanti della parte di Treviso, ma diciamo della carriera in generale. Ma in quegli anni c'è mai stato un momento che tu ti ricordi dove tu ti sei fermato e hai detto cacchio, sono arrivato a fare questa cosa? E mi ricordo benissimo quando ero a Ozzano, quando ero nelle giovanili, cioè, che sai quei momenti di surrealtà, sì, 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 dove dici. Allora, quando sono tornato a Treviso, chiaramente l'attenzione dei media sulla Serie A non è quella della 2, non è quella della Serie B, ovviamente, perfetto. Poi Benetton ci mancherebbe, perfetto. Quando capitava che quelle occasioni di cui parlavamo prima, no, e riuscivo a mettermi in mostra, chiaramente a volte capitava che i giornali parlassero, no? Io leggevo il giornale e dicevo cazzo, guarda qui sul giornale, sulla Gazzetta, e sistematicamente la partita dopo facevo sempre schifo, sistematicamente. Quindi i primi 2 anni funzionò così, non riuscivo a gestire questo stato d'animo, e allora, sai, al tempo non c'era quello che oggi magari avrei forse utilizzato, il mental coach piuttosto che lo psicologo dello sport, no? Una figura alla quale ti appoggi perché per calmare le debolezze, per andare oltre, uno doveva fare da solo. Allora la mia ricetta fu questa qui, dissi bene, da ora in poi, perché finiti i primi 2 anni andai a fare il raduno con la nazionale A dentro i 16 per andare agli europei della Turchia, fui l'ultimo taglio, io e Ruggeri fummo gli ultimi 2 tagli. Un'altra invece, cosa che ti accomuna, invece che andare agli europei andai ai giochi del Mediterraneo. E avevo vissuto malissimo come stato d'animo quell'esperienza di quel pre-europeo, perché lo consideravo il modo per far vedere a Benetton che ero uno che valeva, no? Quindi se vado agli europei, sono nei 12 della nazionale, cazzo, ci sono anch'io, sì. Okay? Invece che, mezzo fallimento. Che rimanere sempre che il ragazzino che abbiamo messo in prima squadra, bravo, che è uno sporco, ha voluto bene, qui di là, però questo è più di questo. Io chiaramente volevo di più, questo è abbastanza. Quindi vivetti. Beh, sbaglia anche tu un passato remoto, Bullo, non farmi sentire da solo. Visti questo. Io credo tutti e due, però. Visti questo. Vivetti. Anche vivetti. Ok, questo periodo. In maniera con grande stress su me stesso, la notte non dormivo e compagnia bella. Quindi poi finì
quell'esperienza, e quando tornai da quell'esperienza dissi, da ora in poi, che poi chiaramente leggevo i giornali fisso, no, per vedere se si diceva qualcosa di me, e se magari avevo fatto un canestro, no, perché allora se i giornali scrivevano allora avevo più possibilità, bla bla bla, tutte cazzate. Feci schifo, giustamente Boscia mi lasciò a casa, e quando ritornai a Treviso c'era Mike e dissi, da ora in poi non leggo più il giornale. E rispetto a quello che dicevi te, ancora poi quell'anno lì finì con lo scudetto, partendo da dietro a Taius, poi si giocò insieme alla fine, per buona parte della seconda parte della stagione, bla bla bla, e per come quello che dicevi te, ancora oggi non ho letto i giornali di quel periodo. Questa è una cosa di cui abbiamo discusso tante volte con i nostri precedenti ospiti, riguardo alla pressione che da soli ci mettevamo, o la pressione che veniva da fuori. E quasi tutti noi della nostra generazione, tu sei una via di mezzo, insomma sei arrivato subito dopo, abbiamo detto, abbiamo affrontato l'argomento social attuale, quindi come avremmo noi vissuto la vita da giocatore con tutta la pressione che c'è adesso da parte dei social 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. E diceva, ma voi avevate tanta pressione. Secondo me la pressione che hanno oggi è molto di più, molto di più, assolutamente. E quindi tutto questo mondo social ha aumentato enormemente quella che è la necessità di un giocatore di isolarsi, di avere una salute mentale, sì. Perché se no non arrivi a dare no. Certe infatti vantaggi. Quando ho fatto il capo allenatore a Varese, io leggo Sportando perché no, perché sia un però è il modo più veloce di avere le notizie, no, di stare, no, perfetto. Quell'anno di Varese non ho mai aperto una volta Sportando, mai, cioè no che aprivo e non leggevo i commenti no, proprio non lo aprivo neanche, ok, proprio per stare totalmente isolato da questo mondo di oggi, perché oggi non so come si possa fare a fare questo mestiere e leggere i commenti dei social, cioè non si c'è da impazzire. Non si può, non si deve soprattutto. Però voglio dire una cosa, oggi tu sei assistente allenatore di una squadra di Serie A come Sassari, con una grande tradizione, con un bravissimo capo allenatore, molto esperto, che ti conosce molto bene. Domani che torni a fare il capo allenatore, come ti rapporterai col mondo social? Come ho fatto 2 anni fa quando ero a Varese. Richiudi. Chiudo tutto assolutamente, senza problema. Tanto, ascolta, se ti mandano via, ti chiamerà la gente e ti dirà, guarda, ti hanno mandato via. Se ti fanno un nuovo contratto, ti chiamerà la gente e ti dirà. Lo sai. Bevi, quindi non c'è bisogno, di andare a vedere le anteprime dei social. Quindi. Tornando alla tua carriera di giocatore, ovviamente ho ripercorso tutto quello che hai fatto, ma anche gli avversari, e ho trovato che nei tuoi anni, diciamo, di massimo splendore cestistico, ci sono stati due imperi del male contro cui hai dovuto combattere. Il primo, quella Virtus allucinante. Non era un impero del male, era una squadra forte che vinceva. No, ma era, voglio dire, io mi sono andato a vedere i giocatori che avevano, Ginobili, Rigodò, Sconocchini, Bonora, Jaric, Abbio, Griffith, Bonora, Andersen, Frosini. Cioè, che squadra era quella lì? Lo so, però poi la squadra che l'anno dopo abbiamo battuto, Edney, Charlie Bell, Nacquar, infatti, Gabbaiosa, la mia domanda era proprio, cioè, vi ponevate mentalmente assolutamente alla pari, oppure vi rendevate conto di avere davanti una cosa non comunissima, neanche a livello di quegli anni? Allora, come prestazione del campo, la Virtus, perché poi sono 2 anni, ok, quindi l'anno c'è l'anno dello Slam e l'anno successivo, quindi l'anno dello Slam erano veramente ingiocabili perché c'era una chimica tra di loro, ok, perfetto, erano ingiocabili, ma erano ingiocabili perché troppo forti. Dico questo perché poi dopo c'è l'altro impero del mare, che è il vero impero del mare, chiaro, che si può dire, tutto chiuso, quindi benissimo. Poi è bello chiamarlo l'impero, a me piace un casino, anche gratis. E Darth Vader chi era? Okay. Vabbè, oddio, io un nome ce l'avrei in mente, ma quindi coloro capivi che perdevi la semifinale 3-0 perché dici, qui sono più forti, c'è poco da fare, benissimo, meglio organizzati, meglio strutturati, meglio chimica, tecnica, morale, tutto quello che ti vuole, benissimo. Quindi, ok, giochi, perdi. Come è stato poi finito loro, siamo arrivati noi,
ok? Perché comunque poi dopo il loro scudetto ne abbiamo due fatti due noi. Fila. Quindi chi giocava contro di noi diceva che noi eravamo l'impero del male, ma non eravamo l'impero del male, eravamo un ambiente veramente a 360 gradi, partendo dalla proprietà, al management, alla parte tecnica, ai giocatori, che aveva un certo tipo di chimica, un certo tipo di struttura che non era pareggiata dagli altri. Durato due anni, grazie, arrivederci. Come c'era stato Pesaro, come c'era stato ancora Treviso, come c'era stato i tre anni della Virtus. Perfetto, quindi però sono, ragazzi, cicli. Questo è, ecco, se i cicli li vogliamo chiamare impero del male. No, ora, no, questi sono stati cicli. Poi è arrivato Siena. Vabbè. Allora, con Siena te c'eri, quando, l'anno che mi hai ricomprato, sì, abbiamo fatto la semifinale con Siena. C'era. Perfetto, allora con Siena il problema era diverso. Non potevi vincere. Ok, non potevi vincere, non potevi competere. Questo è innegabile. Poi però c'è da dire che anche loro erano più forti. Al netto che fossero più forti, senza dubbio, meglio strutturati, meglio pagati, anche se poi dopo la storia ci ha detto come, lasciamo stare. Probabilmente meglio allenati, giocatori migliori, ok? Però tutte queste tutte le squadre di cui abbiamo parlato prima abbiamo detto le stesse cose. Cosa avevano loro? Non potevi scendere in campo e pareggiare e giocare ad armi pari. Non potevi. Sì, però è stato un periodo particolare. Ma io non è che voglio difendere Siena. Tra l'altro ci ho anche giocato a Siena. Non benissimo, se non mi riuscire. No, te benissimo. Diciamo, non è stata un'annata di quelle da cominciare. No, ma perché non era certo la Siena che è stata dopo. Era una Siena che lottava per salvarsi. Quindi Siena ha sfruttato in maniera perfetta un periodo in cui le altre si sono indebolite. Nel senso, non c'è stata una vera contender. Si sono presi il primo... Si è preso il potere politico, sì, che prima invece veniva spartito. Perché quando Porelli... Ma le squadre che c'erano allora... Cioè, allora c'era la Benetton, c'era la Virtus, c'era Milano, c'era Pesaro. Okay, però c'erano tante contender. Nel periodo di Siena le contender era una all'anno, sì, che ci provava. Beh, Roma è stata più di un anno. Sì, appunto, ma era Roma che in quell'anno lì era la contender, o era Milano, o era Treviso. Treviso era sparita, perché dopo lo scandalo Lorbeck Treviso ha iniziato il declino che poi ha portato alla fine. Però realmente non c'era una vera contender di livello di Siena che poteva batterli. Sono d'accordissimo su questo. Quello sul quale mi dissocio un attimo è questo. Quando si parlava prima dei rimorsi qui la Eurolega e compagnia bella, la mia risposta è stata: il rimorso è aver perso gara 5 in casa Milano-Treviso. Se io ripenso a quella Treviso e quella Milano, è per certi versi quello che stai dicendo te adesso, cioè una super struttura che non ha contender. Noi eravamo nettamente migliori, no? Però hai perso. Però ho perso perché hai la possibilità di giocare. Sì, sì, è chiaro. Con Siena non avevi la possibilità di giocare. No, è chiarissimo. L'unica possibilità che avevi di giocare, qual erano? Era la Coppa Italia. Partita secca di base. Se trovi di là uno, è una squadra che quel giorno fa 60% da tre punti, perdi perché è partita secca. Una serie di playoff non puoi perdere mai. E questa è la grossa differenza. Con Siena non potevi vincere. E io ricordo anche Jaco. Potevi vincere perché fortissimi, meglio allenati, quello che ti pare. Però anche la Virtus che abbiamo battuto noi in semifinale, cioè alla fine, sai, riparlando così, però se non eravamo più forti, sì, sai, sei più forte o non più forte, te la giochi. Cioè giochi su un tavolo nel quale te c'ho le carte, io c'ho le mie carte, mettiamole giù, vediamo chi le incastra meglio. Con Siena non era così. La sensazione dal campo, e poi negli anni abbiamo visto che non era solo la sensazione del campo, era quella che non puoi giocare, perché quella a cui è concesso a Siena e non è concesso agli altri. È la grossa differenza. Poi, se sono più forti, benissimo, vincete voi. Ma giochiamo armi pari. Perché giocando armi pari, magari c'è quella volta che vi dice, ascolta, giocare armi pari, sì, sono più forti, però questo si è cagato addosso, quello è infortunato, quello sta male e vinca quest'altri. No, loro no, mai. Io ho sentito dire questa cosa mai da Matteo Soragna in occasione di un evento con Flavio Tranquillo, e lui disse giocavano in 8, giocavano in 7. Marco Mordente, da noi, seduto su questa sedia, ha detto la stessa identica cosa. Che è quello che più o meno sto dicendo anch'io, senza mettere 7 o 8, però...
probabilmente se avessi giocato in quegli anni lì sarei stato ancora più incazzato, nel senso sarei stato ancora più... sono stato spettatore interessato per tanti anni. Cazzo, però Siena quando giocava, ragazzi, faceva paura. I più forti. Però, però giocando... Una mentalità... Sì, ho capito, ma quando te entri in campo... E puoi menare quanto vuoi, e puoi picchiare quanto vuoi, e puoi fare lo sporco che vuoi, e non è mai, e non è mai fallo, e ti è consentito tutto. Cioè, è chiaro che giochi con un'aggressività diversa, e testualmente i tuoi avversari gliela danno su. Si giocava contro l'Olimpia Milano di D'Antoni, Meneghin, Premier. Era così, che perfetto. Combinavano di tutti i colori. È vero, però vincano un anno. Vincono due, insomma, loro poi vince Pesaro. Vincevano spesso, sì. Poi vince la Virtus, Pesaro, poi rivincano loro. Capito? Sì. C'è questo genere di alternanza che con Siena non c'è mai stato. Ne hanno vinti sette, mi sembra. Sette di fila. Io devo dire di quei sette di fila, secondo me, i veri, primo e l'ultimo. Perché l'ultimo sono arrivati quinti alla regular season. Figa, hanno vinto in trasferta i quarti, in trasferta la semifinale e in trasferta la finale. Chapeau. Era finito tutto, l'anno dopo se non sbaglio hanno chiuso, e il primo, perché chiaramente il primo... L'anno dopo hanno fatto la finale, L'anno dopo hanno fatto la finale... Sì, c'era, però c'era Banchi, Crespi, Banchi era a Milano e Crespi era di là, però Crespi, insomma... Magro sì, come... Sì, però diciamo l'imprinting senese a livelli alti e sul campo era abbastanza finito. Poi chiaramente no, sulla falsariga del lavoro fatto... alla fine di quella stagione è finito tutto... Ma hanno perso con gara 7, il famoso col tiro, di gara 6 a Siena e poi la 7 sono andati là, hanno perso. Questo qui è la vera, il vero tavolo sul quale uno mette le sue carte giù. Ok, quindi vinci l'anno prima, perdi l'anno dopo, c'è nessun problema. Primo te lo sei guadagnato, sono gli altri che sono stati vergognosi. Gli altri sono stati veramente vergognosi. È stato un periodo anche abbastanza buio della pallacanestro italiana. Adesso c'è un dualismo che sta rianimando anche, secondo me, tutto il nostro mondo. Ci sono squadre ambiziose che stanno provando a inserirsi fra le due superpotenze che fanno l'Eurolega, ed è sicuramente un campionato sempre più interessante. Ma noi parliamo di un campionato... No, infatti c'era una cosa che volevo chiedere al Bullo, perché io c'ero fisicamente, mi ricordo benissimo l'atmosfera. Il primo scudetto che vinceste a Bologna, eravate in vantaggio 2-0, e già prima di arrivare con la Fortitudo in piazza Azzarita c'era questa cosa che i tifosi di Bologna avevano deciso che non si poteva festeggiare in campo a Bologna, e in effetti non riusciste... Stavate vincendo, ma non e io ricordo, facevo la radiocronaca, un'atmosfera veramente pesante. Da giocatori, a voi cambiava qualcosa oppure non percepite niente perché comunque siete in campo? A gara 3, guarda, come se fosse ora, ero seduto sul cambio, stavo per rientrare, poi la partita è stata interrotta, mancava due minuti e mezzo, non mi ricordo esattamente, tre minuti forse, un minuto, comunque, non era l'ultima azione. A questi di Bologna scendono giù dal coso, trabarcano i rotor e un paio entrano in campo. Guarda, allora siamo sulla panchina, quella vicino alle scale del tunnel, quindi diciamo quella che guardando le tribune è a sinistra, quindi io sono seduto come adesso e Mike è qua a sinistra. Mike parte a corsa in campo per tenere la gente fuori, quei due pazzi che erano entrati, per spingerli fuori dal campo, solo che lui aveva le scarpe col cuoio. No, non è cascato, però capito, stava frenando. Spingeva la gente fuori, i tifosi televisivi? Sì. No, quelli bolognesi che erano entrati in campo. Perché non si sta vincendo tipo 15-20 punti. Ho capito perché Mike li voleva spingere fuori. Lui avrebbe voluto finire la partita. Okay. Infatti poi quella partita lì festeggiarono interrotta, sotto. Andammo giù a festeggiare, però rispetto a come la racconti te, io me la ricordo così. Che quell'anno finì così, senza proclami dei tifosi della Fortitudo. Io me la ricordo così. L'anno successivo incomincia la stagione e
Fortitudo avevamo chiaramente il campionato, poi li trovammo anche nel gruppo della Top 16. E a tutte e quattro le partite uno degli slogan della Fortitudo era: a Bologna non si festeggia, sì, a Bologna non si festeggia. Fato volle che quello scudetto lì si rivinse a Bologna, esatto, l'altra volta 3-1, e quindi loro cantarono per tutto l'anno: a Bologna non si festeggia, non si festeggia, e si festeggiò quell'anno di a Bologna ancora, però quella volta lì in campo, perché chiusero, a parte che la partita finì più o meno alla fine, cioè si arrivò fino al 40esimo, sì, 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 e invece dell'altra dove al 38esimo, 37esimo vincevamo di 15-20, quindi la partita era praticamente chiusa. E questa volta qui non fecero entrare nessuno, pronti, e si festeggiò in campo, quindi fu uno dei ricordi di quell'anno, fu se a Bologna non si festeggia, a Bologna festeggia, parliamone. Ma ecco, quello che ti avevo in realtà chiesto, a voi in qualche modo faceva, uso il termine paura anche se non è un termine corretto, oppure da giocatore, chiedo anche a te Iaco, nei campi più caldi, quelli dove tu da tifoso arrivi e dici boh, meglio che mi guardi un po' intorno perché magari finisce che le prendo, voi vi sentite sempre sicuri quando scendete in campo oppure percepite anche quello che succede fuori? Io personalmente percepivo molto, ma non è che mi interessasse più di tanto, nel senso, non ti sei mai sentito in pericolo personalmente, tipo no, pericolo, questi adesso scendono in campo, che ne so, no, ok. Normalmente erano gli ambienti più caldi quelli che mi piaceva di più affrontare, nel senso era una proprio una sensazione di sfida, di dire più mi fischiate, più mi offendete, mm-hmm, più mi piace farvi il culo, ma questa è una cosa che molti giocatori hanno, cioè non è che ce l'avevo io, e quindi non ho mai avvertito la sensazione di pericolo, ecco, sulla mia pelle. Un paio di volte siamo usciti di corsa da Livorno, ma non perché avessi paura. C'era lui del ragazzino che sicuramente il bullo era scagliava, che sputava. No, ti dico questo perché io a Empoli ho lavorato con un allenatore livornese che si chiama Andrea da Prato. Sì, che ora è a Cecina. Che ora è a Cecina, che conosci. E che mi diceva che quando io giocavo alla Benetton lui più di una volta mi ha sputato. E quindi mi faceva ridere sta cosa. Però sinceramente no. Mm-hmm. Poi io dicevo che ero amico di R. Williams e quindi, esatto, mi lasciava stare. Esatto. Tu Bullo comunque anche in quella situazione non... Allora, questo qua che dice Iaco dell'atmosfera, sottoscrivo tutto, più cadi sono, perfetto. Benissimo. In aggiunta a questo, già avendo parlato di Bologna, c'è stato solo un episodio nel quale non ho avuto paura, però per il quale la situazione è detto, mia, qua si mette male, che è stato lo stesso anno di a Bologna non si festeggia, la semifinale contro Siena. Quindi con Siena facciamo la Final Four a Barcellona, semifinale tuo canestro, bravo, con loro che poi tifano per Barcellona e compagnia bella. Dopo 10 giorni, forse 2 settimane, ci si ritrova semifinale scudetto. Allora si vince la prima a Treviso, si va a Siena, si vince la terza, vincono loro da noi, si torna alla quarta da loro. La quarta da loro stiamo vincendo, c'è da giocare ancora ma stiamo vincendo. A un certo punto che cosa succede? Dalla nostra panchina c'era Messina, dall'altra parte c'era Ataman. Robe. Allora fischio più o meno contestato da Ataman e dal pubblico, e il pubblico incomincia a diventare abbastanza fastidioso, con già il precedente di Barcellona e tutto il resto, no? Poi in regular season contro loro avevamo fatto 2-0. A un certo punto Ataman incomincia a protestare, prende tecnico. Quindi la panchina di Siena, guardando le panchine, è quella di destra, la panchina degli ospiti è quella di sinistra. Allora noi siamo in campo, tecnico, e la gente ancora più casino. Anche perché dalla panchina ospite c'avevi... Sì, si fa presto a salvarsi la vita. E quindi tecnico, Ataman al tecnico impazzisce, lascia la panchina di Siena e cammina verso la nostra panchina. Allora c'è Ettore che fa 2 o 3 passi dietro, incrocia le braccia e guarda così. Guarda, è come riaverla qua davanti. Uh-huh. Lui lascia la panchina, viene di qua e si siede sulla nostra panchina, ovviamente espulso. All'espulsione
Ecco, lì ho detto, qui potrebbe succedere del casino, perché il palazzetto di Siena è tipo quello di Bologna, però è molto più alto, molto ripido, però è molto più alto, e la gente è scesa giù tutta, non mi sembra sono entrati in campo, ma sono arrivati tutti intorno al rotor, tutti intorno, 4-5 persone, cioè rotor 4-5 persone così col coso, ho detto, oh signore, qua finisce male. Poi chiaramente sono stati tenuti tutti fuori, la partita è finita, Atman è espulso, abbiamo vinto un canestro sulla, più o meno sulla serie di Marcello, e siamo andati in finale, grazie, arrivederci, poi c'è stata la Fortitudo, a Bologna non si festeggia. Ecco, però lì, quando Atman si è seduto di qua, cioè, già a parte che questo che lascia il box cammina, viene di qua, si siede sulla nostra panchina, già questo è benissimo, espulso, puttana, ho detto qua, finisce male. Beh, se Ettore era un grande, andava di là e si sedeva di là. Ora scusate, perché poi tutto quest'anno, ecco, una volta invece dove veramente ho avuto paura, che non ho detto qua succede casino, ma ho avuto paura, è una settimana prima di questo episodio, gara 4, Reggio Calabria Benetton. Torniamo dalla Final Four con le ossa rotte, perché chiaramente finalmente Treviso vince la Final Four vendicando il 93, bla 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 bla, si perde, quindi si torna, eravamo veramente tutti a pezzi, mentalmente eravamo a pezzi. Treviso prima, Reggio Calabria ottava, si gioca a gara 1, al tempo si faceva 1 da noi, la seconda di là, cioè 1 la prima dal meglio classificato, la seconda dalla peggio classificato, in alternanza così. Si gioca la prima e si prende la partita un po' in coglionella, ok? Noi siamo vice campioni d'Europa, siamo bassissimi a livello di energia, beh, questi di Reggio Calabria, tanto vabbè. Avevamo fatto 2-0 con Reggio Calabria al campionato, però soffrendo sia da loro che in casa, dove in casa, se non sbaglio, era stata o l'ultima o la penultima prima di andare alla Final Four, comunque al ridosso della Final Four. Romba fa canestro sulla sirena, vince Reggio Calabria. Aspetta un attimo. Si è vinto la Supercoppa, si è vinto la Coppa Italia, si è vinto la regular season con 3-4 partite di anticipo, si è perso la finale di Eurolega a Barcellona contro Barcellona contro 17.000 persone, cioè, Reggio Calabria vengono a noi e vincono. Si va a Reggio Calabria con ancora, non voglio dire la puzza sul naso, però sempre ritontiti, si perde anche a Reggio Calabria. Siamo 0-2, nessuna squadra ha mai recuperato da 0-2 nella storia del campionato italiano di basket, una serie a 5, nessuno. Allora la terza in casa gli si dà 30 punti, la quarta si va a Reggio Calabria. Allora, il palazzetto, ti dico, no, pieno, di più, e il palapentimele è grosso, è veramente grosso. Erano stati aizzati in maniera imbarazzante, tant'è che il nostro allenatore aveva definito il loro allenatore poi successivamente come capo qualcosa, insomma un'espressione abbastanza forte, capo bastone, non lo so, tipo, sì. è la stessa annata, okay. Quindi Barcellona, Final Four, quarto, semi, finale. E il loro allenatore era? Lardo, okay. Allora la partita funziona così, siamo sotto di 11, manca 3-4 minuti, penetra Lamma da quella parte lì, penetra con la mano sinistra, viene in centro, no, al tempo non c'era ancora i tre punti, 6-25, non c'era assolutamente lo smile e c'era l'area ancora a trapezio, quindi nostro basket perfetto. Lamma penetra, mano sinistra, arriva in mezzo all'area, invece di fare come Lama c'ha la metà, 76, quindi come ci avevano sempre detto che non si fa i tiri in corsa, si fa per leggere se ti dico quello ti pare, Lama tira su questo mezzo floater, chiamalo come ti pare, io mi stiocco sotto, prendo sfondamento che c'era tutta la vita, c'era da decidere canestro sì, canestro no, Facchini dice no canestro, lì corsi, te pensa che se fa canestro, se fa fallo ci siamo, e canestro si va sotto 13, comincia a diventare parecchio fastidioso, e invece annulla il canestro, l'Italius fa una si vince questa partita. Cosa succede? Che in questi ultimi 3-4 minuti faccio un passaggio in panchina,
faccio un passaggio in panchina e in panchina siamo contornati più o meno da carabinieri, forze dell'ordine, perché là c'erano queste barrierine ma contavano poco rispetto a tutto quello che c'era intorno. E una delle cose che sento dire a uno dei carabinieri, a Luca Antenucci, è: grande Luca, appena finisce la partita, che vincete o che perdete, scappate via. Ecco, lì quando ho sentito questo, poi sono andato in campo, abbiamo vinto. Nel vincere, appena si è vinto, è stata la volta dove sono scappato dagli spogliatoi alla velocità della luce, veramente con paura. Ecco, ma lì ho avuto paura. Iaco, a te non volevano impiccare? No, adesso vi racconto. A parte la prima, corsi e ricorsi storici, perché noi quando siamo tornati dalle Final Four di Atene, abbiamo giocato contro Reggio Calabria, gara, è quella di Dean Garrett, gara 3 dei quarti di finale, e giochiamo senza Kukoč, quindi non un giocatorino normale, loro uno squadrone, avevano Volkov, avevano Dean Garrett, avevano Avenia, avevano Santoro, avevano Bullara, avevano una bellissima Charlie squadra, panchina. Charlie recalcati in panchina. Ed è la partita che finisce con la schiacciata di Dean Garrett annullata e noi vinciamo di 2. Polemica, sono anni e anni, ancora Reggio Calabria. E quella semifinale, quel quarto di finale si portava dietro questa polemica, esatto, qui ancora. Questa polemica qui. La storia dell'impiccato risale ancora ad anni prima. Io mi sono guadagnato l'odio dei Reggini anni e anni. L'anno di A2, noi Benetton con Riccardo Sales, Odi Norris e Ken Perry come americani, loro con Joe Bryant e Kobe fra primo e secondo tempo in mezzo ai maroni con la palla che palleggiava e non si toglieva mai dalle balle. Quella partita lì, noi arriviamo a 10 secondi alla fine sotto di 2 punti. Facciamo fallo, a quei tempi si poteva rinunciare ai tiri liberi, si poteva rinunciare, faccio la rimessa invece di tirare. Scelgono di fare la rimessa, fanno la rimessa, Joe Bryant gigioneggia col pallone, si passa la palla un paio di volte dietro la schiena, Odi Norris gliela sprizza, la palla viene verso la difesa, viene verso di me che ero nella parte difensiva, io la prendo, all'ultimo secondo tiro da oltre metà campo, faccio canestro, vinciamo di 1. Corriamo tutti nello spogliatoio, festeggiamo e da lì io mi sono guadagnato l'odio dei Reggini. Tutte le volte che andavo a Reggio Calabria c'era sopra al canestro dove tiravi i tiri liberi un fantoccio con la maglia Benetton numero 6 impiccato e me lo sventolavano davanti. Però per tornare al discorso di prima, io a Reggio Calabria ho sempre fatto delle grandi partite. Mi ricordo quei quarti di finale lì Final Four, io finì che noi perdemmo gara 2, vincemmo in casa, perdemmo gara 2 lì, io feci 32, 33, non mi ricordo, più di 30 feci, e poi gara 3 noi tornando da Atene con le ossa rotte, devastati, perché cioè avevamo toccato con mano la vittoria dell'Eurolega che ci era sfuggita proprio negli ultimi secondi. E quindi a pezzi, moralmente devastati, senza Kukoč, facciamo una partita tutta di nervi, proprio giocando duro, picchiando, facendo proprio una pallacanestro che non era la nostra pallacanestro, però alla fine vinciamo. La cosa che mi fa ridere ancora oggi è che i Reggini dicono: ce l'avete rubata, però Dean Garrett schiacciando pareggiava, ci sarebbe stato un supplementare da giocare e noi eravamo messi non bene, ma anche loro avevano mezza squadra fuori per 5 falli, quindi al massimo tutte le volte che questa storia torna io dico: vabbè, ci abbiamo un supplementare da giocare eventualmente. Sì, diciamo che quindi, non abbiamo il nostro bacino d'utenza preferito a Reggio Calabria per il momento. No, ma io le racconto col sorriso sulle labbra, no, perché mi faceva ridere anche questa cosa. Sinceramente ho tanti amici Reggini come Nino, ha tanti amici tedeschi. Sì, esatto. Però insomma i corsi e ricorsi storici, Reggio Calabria si è sempre in mezzo, ecco, dopo le Final Four. Bullo, tu dopo, voglio dire, i due scudetti trevigiani eccetera, a un certo punto arriva l'offertona, perché come si diceva
comincia un pochino a calare la parabola, in quel momento solo economica ma poi anche sportiva, del gruppo Benetton a Treviso, e invece comincia a salire, a tornare diciamo di grande rilievo la pallacanestro milanese. Com'è andata quella volta che, insomma, che sei passato da qua, siamo a Treviso, a là? Ma com'è andata? Penso che la mia avventura a Treviso era finita. Non quella stagione lì, ma probabilmente la stagione prima. Poi devo dire che in termini prettamente concreti fu fortunosa la decisione, perché avevo il contratto e la società volle che rispettassi il contratto, quindi di fare l'ultimo anno del contratto di Treviso, perché poi di base, dopo la miglior stagione della carriera, mi sono ritrovato sul mercato senza vincoli, e quindi questo qui è stato sicuramente vantaggioso. Tu facesti anche un MVP a Treviso, quindi due, che feci nel 2002-2003 e nel 2004-2005. Nel 2004-2005 feci anche l'MVP della Coppa Italia. Quindi il livello degli altri era veramente sì, basso. Molto basso, molto basso, effettivamente. Purtroppo, poi dopo, quando poi vai a rivedere le cose, non è che c'è scritto MVP, ma gli altri erano scarsi, c'è solo scritto MVP. Secondo MVP del campionato, forse anche altri, okay. Ma come Rusca, comunque lui... Ho visto degli asterischi, però. Non so, sì, cosa voglio dire. Lo so, ma se dopo tre bottiglie di quello lì non vale. Perché diciamolo. Diciamolo. Prima di questa... Qualcosa è avevamo già bevuto, sì, esatto. Qualcosa si è assaggiato, e niente, quindi Milano alla fine scelsi Milano, c'era la possibilità di fare altro, scelsi Milano. Da una parte avevo il tifo milanese di quando ero ragazzino, dall'altra parte c'era questa grande energia sotto tutti i punti di vista, anche a livello mediatico, su questo ritorno di Milano. Ok, questo Milano, avevamo fatto comunque il playoff lì, maledetto, e quello che ti pare, palazzetto pieno. Mm-hmm. Guarda, ci credono tutti che tu sei andato a Milano per la passione della maglia, perché detto eri tifoso dell'Olimpia. Guarda che avevo la stessa offerta anche da un'altra parte, uguale. Vabbè, non in Italia. Dici da chi ormai? A Barcellona. Cavolo! A Barcellona, poi... Non una città brutta, no, poi dopo diciamo che c'era ho avuto una mezza chiacchiera così più o meno informale con un'altra società, e poi avevo saputo che poi un amico mi aveva detto che anche il Maccabi si era per certi versi informato, però poi le cose erano già state fatte, quindi insomma sicuramente mi sono ritrovato nel momento buono, libero sul mercato, quello che ti pare, però cioè non è che dici sarà stato Milano. Poi la scelta è stata su Milano per tutta una serie di motivi, tra cui anche questi qua, ok? Poi anche a livello familiare non era stato un periodo particolarmente facile lasciare l'Italia, insomma c'era nel mezzo tante cose. Milano, siamo arrivati a Milano, l'ambiente Milano non era pronto. Sì, perché era comunque tutto nuovo in qualche modo. Non era pronto. La proprietà era ancora quella di prima. Gradi, non era pronto. Nonostante il grande entusiasmo, nonostante la grande spinta, anche economica, perché comunque però l'ambiente non era pronto. Non era pronto, molto diverso da quello di Treviso, molto diverso tutto. Tutto molto diverso. E l'impatto non è stato assolutamente facile. L'impatto non è stato assolutamente facile. Poi, sì, perché a quei tempi Treviso era veramente un top team da tutti i punti di vista. La cosa, ho spesso ripensato questo passaggio qui, no, destra e sinistra, la cosa, diciamo, il ragionamento che secondo me più calza rispetto a questo argomento è: a Treviso dovevi pensare solo ed esclusivamente a giocare. Okay? È vero. Tutto il resto era gestito in maniera sapiente, in maniera furba, in maniera propositiva e in maniera, diciamo, atta affinché tu performassi meglio da altri. Poi, diciamo, per me ero nato e cresciuto a Treviso, quindi
si sapeva molto bene pregi e difetti, nessuno faceva mai troppe smorfie rispetto a cose che più o meno potevo fare, perché Bull è fatto così, siamo fatto così, ma non perché Bull faccia qualcosa di sbagliato, perché poi ognuno è fatto a modo suo, e sai, lì si giocava a carte completamente scoperte, perché io era 10 anni che ero lì. Sì, con un'azienda dove c'è un gruppo di manager che lavora insieme da anni, e ognuno... Una volta che esci da questo tipo di ambiente... Di là, la considerazione che poi ho fatto negli anni era che ti dovevi preoccupare fondamentalmente di tutto, meno che della prestazione sportiva. Addirittura. Perché era importante questo, perché era importante l'altro, perché era importante qui, era importante là. Poi sì, la prestazione sportiva ci mancherà, devi fare, ok? Però c'erano sul piatto tutta un'altra serie di considerazioni che fondamentalmente io non avevo mai... No, perdonami, io a livello, che ne so, di immagine, di città... E i tifosi, e okay, i giornalisti, okay, e farsi vedere, e rispondere, e qui, e là, e su e giù. A Treviso fondamentalmente hai fatto la tua performance, bene, fuori dal cazzo. Ups. Cioè nel senso, bene, siamo contenti. Se giochi male, ecco, giochi male è un problema, mm-hmm, giochi male. Ma non è che c'è allora c'è il tifoso, allora c'è questo, allora devi mostrare qui... No. Di là c'era grande attenzione anche su questi fatti qui. Questo è stato... Per capire e calarmi ci è voluto un po' di tempo, non è stato facile. È stato sicuramente un altro momento di crescita, ci è voluto parecchio. Poi quando ci sono arrivato, per l'amor di Dio, però diciamo di base era un ambiente non pronto ad arrivare per quello che erano l'obiettivo, ok? E non lo dico oggi, sono passati 15 anni, quasi 20. Milano ha poi vinto lo scudetto nel 2013-14, io sono arrivato lì 2005-2006, ok? Ci ha messo un bel po' per arrivare, ok? Quindi perché poi c'è stato l'impero del mare. Certo, c'è stato l'impero del mare. Poi c'è stato l'impero colpisce ancora, poi il ritorno dello Jedi. No, per l'amor di Dio, quello sicuramente, però anche sull'impero del male, no? Quando prima si parlava che Porelli dette all'Olimpia Milano, come si chiama? Dai, è una storia che sanno tutti. Un giocatore che non interessava la Virtus, Porelli lo dette all'Olimpia perché era importante che ci fosse equilibrio, perché il campionato doveva interessare, non era... come si chiamava? Nobba Riviera. Dettero... Vabbè, ora dopo mi verrà. Quindi, no, adesso sto davvero pensando a chi potesse essere. Sì, ma è una storia conosciuta. Buon amico è andato a giocare a Milano. Forse è buon amico, bravo, buon amico, perfetto. Okay. Dette buon amico, la Virtus dette all'arrivare, dette buon amico, ok? Quindi in un mercato di italiani importante, compagnia bella, affinché ci fosse equilibrio. Mm-hmm. Ok, sotto quest'ottica qui è molto chiaro quando si parla dell'impero del male. L'impero del male era ci siamo noi, tutto il resto deve morire. No, prima era, perfetto, se un anno, esatto, vince Benetton. È una lettura... Un anno vince Pesaro. E sono d'accordo. Un anno vince la Fortitudo, un anno vince la Virtus, poi magari vince 2 anni Treviso. Questo fa sì che ci sia interesse e che tutti si sentano partecipi di perfetto, che hai vinto te, ora il prossimo anno voglio vincere io. Perché si percepisce che c'è la possibilità di vincere. No, l'impero del male aveva raso al suolo tutta questa roba. Il fatto che il basket è un bene comune. Bravo, perfetto. In quest'ottica qui Milano ci ha messo molto a capire come funzionava. Okay. Perché una delle dei duelli che andava vinto era sicuramente la parte del campo, ma forse prima che la parte del campo c'era da vincere a livello politico, cioè bisognava mettersi in una posizione di antagonismo piuttosto che di sudditanza, e ci è voluto un po' a capirlo, cioè loro non ti faranno mai vincere finché tu gli sei amico, ma ti devi guadagnare la posizione per la quale dite perfetto, vuoi fare così? No, io voglio fare così. Te vuoi giocare con palloni gialli? No, io voglio giocare con palloni rossi. Mm-hmm. E gli abiti sono 3? No, dal prossimo anno se ne fa 2. Chi è che crede che siamo 2? Te, dalla mia parte. Così c'era da, no? E Milano ci ha messo un po' per arrivare, no, a fare la guerra, però a mettersi nella condizione di dire perfetto, anche noi abbiamo un peso importante. Anche perché Milano, quando tu arrivasti, aveva una proprietà e Armani come sponsor. Poi dopo tre anni Armani divenne proprietario, quindi proprietario, sì. tutto nuovo, è cambiato tutto, capo, per l'amor di diciamo. Dio, però questo era nel tempo dell'impero del male, certo, e quindi chiaramente
ci è voluto del tempo per capire certe dinamiche, per mettersi in queste dinamiche qui. Poi chiaramente, per l'amor di Dio, si vince, si perde, può essere le performance più o meno bene, questo purtroppo fa parte del gioco. No, infatti adesso cambiamo un attimo argomento, perché tu hai una caratteristica che è abbastanza unica. Tu hai avuto l'avventura di giocare quando loro erano molto giovani, ovviamente, però tu li hai visti e quindi magari ti sei fatto un'idea. Prima si parlava, nella puntata scorsa, di Wembanyama, ma tu hai giocato sia con Gallinari che con Bargnani quando erano veramente giovani. Avevi già capito che c'era qualcosa di... perché probabilmente sono gli italiani insieme a Bellinelli che hanno fatto la carriera NBA più spettacolare, insomma, cioè, gente da 20 punti, Gallinari è ancora lì adesso, e tu l'hai avuto che era 17, 18, 19, 20 anni. Allora, il Mago abbiamo fatto 2003, 2004, 2004, 2005, lui è dell'85, quindi 18 anni, 19. Ah, sì. Invece Danilo abbiamo fatto 2006, 2007, 2007, 2008, lui è dell'88, quindi... è più o meno, insomma, i 18, 19, 19, sì. Perfetto, sì, tutti benissimo. Si vede subito che c'è qualcosa di diverso, cioè innegabile, perché a una certa età fanno certe cose, perché per dimensione fanno certe cose e perché riescono a stare in campo nonostante l'età con un piglio che dici, ma te c'hai 18 anni e fai questo? Oh, madonna. Ok, poi ruolo diverso, personalità diversa, Mago dal mio punto di vista molto più introverso, anche se molto simpatico e bravissimo ragazzo, Danilo molto più estroverso, Danilo, ecco, per esempio, Danilo perfetto per il pubblico milanese, okay. A parte chiaramente figlio di, okay, però diciamo il suo modo era veramente, si sposava benissimo per quello che era, diciamo, il palcoscenico di Milano. E al netto di essere fortissimo e tutto il resto, per l'amore di Dio, okay. E sì, sì, questo qui di base è quello che accomuna il fatto di dire madonna, cioè, cosa fa questo? Cioè, tanto ti giri nei metri e dici questa roba qua, madonna. Poi arrivi alle prime partite e dici, ma 18 anni, 22, 8, 3 stoppate, quando l'ha fatto? Allora capisci che c'è qualcosa di diverso. Poi chiaramente il futuro, cioè il proseguio, ma non è che ci voglia la scienza per capire. Sì. No, effettivamente il talento fuori dalla norma lo vedi. Io ho vissuto il primo Ale Gentile qui a Treviso. Ah, poi ho fatto anche Ale Gentile. Guarda, eravamo insieme. Esatto. E quindi anche Ale Gentile, ancora più giovane forse, 16-17 anni, era già un giocatore. Sì, ti hai fatto l'anno prima. Sì. Quando sono tornato... E quindi questo tipo di giocatori, l'unica cosa che mi dispiace è che Ale non è che sia un po' perso, diciamo che non ha ultimato quel tipo di crescita lì per essere a livello di Bargnani, di Gallinari, di Bellinelli, di Datome, di Melli, insomma, gente che è riuscita a sbarcare comunque nel mondo NBA, pur avendo forse più talento di alcuni di loro, però ecco, l'aspetto mentale, la testa, la voglia di arrivare è un aspetto che non può prescindere da non esserci. Ce lo siamo detti. No, adesso io farei un piccolo passaggio. I tuoi ultimi anni, diciamo, il cavallo tra Milano e Treviso. Tu sei tornato a Treviso... È perché l'ho no, appunto, quando in qualche modo era una Treviso diversa. E abbiamo parlato anche l'altra volta con Marco Mordente, insomma, sia tu sia lui, beh, tu Jaco da dirigente, avete vissuto in qualche modo la polvere di stelle, quindi dove prima era veramente una realtà di livello europeo, si percepiva che tutto sarebbe in qualche modo, non so, o finito o comunque si sarebbe ridimensionato. Come hai vissuto quegli anni dopo aver vissuto nello stesso posto, non so se vivevi nello stesso appartamento, ma insomma, cioè vivere la stessa situazione logistica in un mondo in realtà molto diverso dal punto di vista delle opportunità, delle possibilità, delle prospettive? Del livello. Allora, il quadro che mi ricordo è un pochino diverso in questo senso.
Allora, quando sono tornato a Treviso avevo la possibilità di rimanere a Milano, perché comunque le cose avevamo trovato un bel equilibrio. Poi, per una serie di considerazioni, si disse torniamo a Treviso. Quando ritornai, io dico nessuno lo sapeva, magari pochissimi eletti sapevano che Benetton avrebbe chiuso, perché io sono tornato 2010-2011, Gilberto annunciò gennaio 2011 che avrebbe terminato quella stagione, la successiva, e avrebbe chiuso tutto. Quando tornai c'era una Benetton, non dei fasti Eurolega, ma una Benetton su quella falsa riga, con Enzo Lefebvre, Claudio Coldebella, c'era ancora tutto il mondo Benetton, quindi il mondo Ghirada a sostegno della società, Verde Sport, Buzzavo, tutto quanto, e il programma tecnico era un programma sulla falsa riga del vecchio senza l'Eurolega, perché la falsa riga del vecchio era sicuramente puntare al top valorizzando giocatori, Nakbar, Schirisvili, Mago, eccetera eccetera eccetera. Lì avevamo Montejunas, avevamo Gentile, avevamo, sì, io sto vedendo il roster, Markovic, Nicevic, avevamo Markovic, ok, quindi tre giovani, Gentile, Montejunas, ancora più di Markovic, molto importanti. Markovic ha fatto una signor carriera, medaglie europee. L'anno prima c'era Daniel Hackett. Perfetto. Quindi, diciamo, c'era questo imprinting ancora. Poi non eravamo economicamente del livello di Siena, non eravamo economicamente del livello di Milano, però insomma c'era una struttura importante, l'allenatore era Epecha, si voleva fare le cose in un certo modo, almeno questo era quello che era stato messo sul piatto, che poi erano i fatti. Mm-hmm. Poi ci fu l'annuncio di Gilberto e lì crollò tutto il castello, anche se devo dire, ora te Jacopo vivevi la città, per l'amor di Dio, tutto quanto, però veramente pochissimi, da quello che sentivo io e respiravo io, nessuno credeva che veramente Benetton, sì, te lo che confermo, Treviso, come Pallacanestro Treviso chiudesse, perché c'era chi diceva sì, comunque poi Gilberto cambierà idea, e c'era chi diceva il tessuto sociale è così ricco, assorbirà, che comunque non saremo più Benetton, saremo Veneto Banca, una di quelle che si sentiva dire di più, sì, piuttosto che quello, il caffè. Ecco, magari non sarebbe stata l'idea proprio del secolo Veneto Banca, ma vabbè, no, però, no, perché fa ridere, no, che poi gente chiacchierava tanto, e questo era uno dei nomi che si era sentito, per no, l'altro nome che è stato quello che è stato sventolato, quello della carta, adesso non mi viene, Progest, può essere, adesso non mi ricordo, che sembrava fosse quello che sarebbe subentrato. In realtà poi lì il piano era proprio quello di chiudere, assolutamente, di non far continuare la pallacanestro, sì, assolutamente, cioè, era di chiudere, sì. C'è stata questa manovra, è stata un po' fatta in maniera inaspettata, o comunque non c'è stato un intento di fare un vero e proprio passaggio, perché teoricamente si diceva no, ma alla fine passerà, le quote passeranno a una nuova società. In realtà un amico mi ha dipinto quel momento usando questo esempio: quando sul piatto veniva messo tizio X, la risposta era sì, va bene, ok, però lo vorremmo un pochino più arancione. Ok, allora sul piatto veniva messo Y, più tendente all'arancione. Sì, ok, questo è un arancione, però se fosse un pochino più rosso, va bene, cerchiamolo rosso. E quando lo portavi rosso, è viola. Probabilmente c'era veramente l'obiettivo di sigillare tutto, sì, questo è finito, bello brutto che è stato,
se qualcosa rincomincerà, deve essere qualcosa totalmente sì, proprio senza nessun. Ma infatti, ancora adesso io lo dico semplicemente da appassionato, perché purtroppo, per fortuna, la pallacanestro è una parte super importante di me. A memoria mia, io faccio dei nomi: Virtus Bologna nella pallacanestro, Fiorentina Calcio, Napoli Calcio, ce ne sono sicuramente altre, ma la pallacanestro Treviso è l'unica realtà che ha avuto una chiusura e una riapertura e dove non c'è stato continuità, perché la Virtus che c'è oggi, se la mia memoria ormai anziana non mi inganna, non è la Virtus che è nata nel 1900, quello che fosse di Porelli, eccetera, è un'altra società che però ha ripreso sì, assolutamente l'eredità, come il Napoli Calcio, come la Fiorentina. A Treviso invece ci tengono ancora a dire si tratta di due cose diverse. Ci sono sicuramente degli ottimi motivi, però ecco, credo che per il grande pubblico e per il mondo dello sport in generale forse avrebbe avuto più senso fare come hanno fatto tutti gli altri e quindi dire la città è una, però... Io credo che ci sia stato anche il tentativo di farlo. Ma, ripeto, io giudico proprio da appassionato e non conosco sì, i dettagli tecnici. Ma neanche io conosco, ho cercato nel mio piccolo di dare una mano quando è ripartita la pallacanestro. Io sono stato... licenziato è una parola brutta, non confermato l'ultimo anno e mezzo in realtà di esistenza della pallacanestro Treviso, perché venne Claudio Coldebella a occupare praticamente il posto di direttore sportivo general manager, e quindi io iniziai il mio nuovo lavoro proprio quell'anno lì. E niente, la sensazione è proprio quella che alla fine l'obiettivo fosse quello di chiudere la pallacanestro Treviso e di ripartire, se c'era qualcuno bravo da farlo, di ripartire praticamente da zero, come è successo. Mm-hmm. Ma tornando al bullo, ci sono ancora due cose, anche perché insomma l'ora si allunga, due cose di cui io vorrei veramente sapere da te. La prima riguarda i tuoi ultimi anni come giocatore di club. Dopo Treviso hai fatto altre tre o quattro squadre, sì, quattro squadre, dove ovviamente per ragioni di età ti sei trovato tu a fare il veterano con dei giocatori con meno esperienza, eccetera. Spesso si dice che per un giocatore smettere sia la cosa più difficile, perché il cervello continua a dirti: ma come, io sono lo stesso dell'argento olimpico, sono lo stesso della finale di Eurolega, e invece magari, che ne so, gli acciacchi, il fisico, le cose. Tu come hai vissuto gli anni di Venezia, Brindisi, Fiorentino e poi Varese? In maniera molto serena, perché quando ho smesso con grande contentezza. Ora, dire che mi sono liberato di un peso è eccessivo, ci mancherebbe, però ho veramente... No, ti stavo chiedendo, gli ultimi anni tu hai cambiato quattro squadre e quindi ti sei trovato a vivere una fase che molto spesso i giocatori che smettono trovano critica, perché mentre il cervello continua a dirti io sono lo stesso di prima, in realtà il fisico e comunque l'età che avanza ti impediscono di performare come facevi prima. Come hai vissuto questa transizione? Ma con grande serenità, perché la scelta che ho fatto era la scelta che volevo e è stata una scelta ponderata, per quello che si può ponderare, fatta con grande con ragionevolezza e fatta veramente sia con l'istinto che con la mente. Sempre usato questo esempio che questa carriera, questa parte di vita che è stata incredibile, al di là di ogni sogno più bello che uno può fare da bambino, eccetera, eccetera, è come una candela, ok? Che brucia, ma arriva un momento nel quale non c'è più la cera, la corda finisce e si spenge. E io mi sento molto fortunato, perché quando si è spenta la fiamma non avevo più niente da dare. Quindi ad oggi non ho un rimpianto, non sono assolutamente quello che si mette in palestra e tira e vuol fare vedere a chi gioca adesso che sei più bravo, che siete più bravo, che siete più beato te. Zero nella maniera più assoluta. Non ho veramente un istinto di voler andare a giocare perché ho voglia, zero barrato. Ho finito, una parte della vita bellissima che si è chiusa,
sono stato fortunato di aver potuto chiudere in una società prestigiosa, anche se non del livello che ha avuto nel passato, però come Varese, dove sono arrivato per caso, sono stato ben accolto, apprezzato, ben voluto, e dove sono stato anche tra virgolette celebrato, perché mi hanno fatto una conferenza stampa di chiusura di carriera, con invitando tutti gli allenatori, compagni, video, eccetera eccetera. Quindi è stato anche un movimento toccante, emozionante, e che porto con me, con grande, custodisco con me con grande gioia e con grande amore. Quindi non ho assolutamente niente da rimproverarmi. L'unica cosa veramente è quella che abbiamo parlato, 2004-2005, quello è l'unico vero episodio, al netto degli infortuni, di sconfitte, stagioni positive, stagioni negative, premi, non premi, nazionale, non nazionale. Quello è l'unica vera cosa che non riesco a mandare giù. Per il resto è stato tutto bellissimo, e soprattutto non ho un rimpianto uno di voler ancora essere lì. Zero barrato, zero zero. Ho smesso a 40 anni, tra l'altro avevo dei pensieri di smettere ancora l'anno prima, okay, di Varese. Poi dissi, ma non ero così convinto, ma non lo so, bah, mettiamoci alla finestra e vediamo cosa passa. È passato Varese, e comunque Varese poi è stato una parte importante, perché a Varese ho fatto l'ultimo anno da giocatore, 2 anni da assistente, ho fatto un anno a Ravenna, che è stato poi l'anno del Covid, e sono tornato da capo allenatore. Quindi sotto questo punto di vista sono stato veramente molto fortunato, ancora di, cioè, sulla falsariga di quelli che sono stati questi 25 anni di pallacanestro. Quindi sono veramente in pace con me stesso. A volte parlo con qualche mio ex compagno che continua a giocare, che ti fa capire che comunque non ce la faccio a mollare la partitella, l'allenamento, il tiro. No, assolutamente, non ho più niente di questo. Ho voglia di fare quello che sto facendo, quindi questo nuovo ruolo, questa nuova veste. La sento, la sto vivendo come una sfida con me stesso, di mettermi alla prova nello stesso ambito in un ruolo diverso. Vediamo dove arriverò, però con grande serenità, che poi è la base, è quello che mi è rimasto come insegnamento dall'avventura con i pantaloncini corti. Grande serenità, grande calma, grande freddezza. Se qualcosa deve arrivare, arriva. Grazie al lavoro qualcosa arriva. Poi vediamo quanto la fortuna ti assiste, però di base con la fortuna non puoi fare niente, puoi fare con te stesso, quindi farsi trovare pronto nel momento in cui c'è un'opportunità. Vedremo. Ma io credo che sicuramente, vista l'attitudine, prima o poi ce lo troviamo al Palaverde da capo allenatore. Può essere, io devo dire che effettivamente la fortuna non è tutto nella vita, ci vuole anche il culo. Certo. E quindi direi che magari possiamo anche fare una... No, però allora, c'è una cosa, perché noi abbiamo cominciato la settimana scorsa dicendo che avevamo una medaglia d'argento alle Olimpiadi. Allora, il bullo è un signore, e quindi questa cosa qua è un dettaglio, però due cosine su quell'esperienza, dove battendo, tra l'altro, l'Italia ha fatto argento anche alle Olimpiadi di Mosca dell'80, però c'è una bella differenza, però non c'erano ovviamente gli Stati Uniti, c'era tutto il blocco, non solo gli Stati Uniti, mancava anche il Canada, mancava tutto il blocco ovest, invece ad Atene c'erano tutti. Voi avete battuto in amichevole gli Stati Uniti con LeBron James, anche se tu mi hai detto che non ti ha spostato tanto quella cosa lì. Allora ti posso dire una cosa, è venuto a casa mia LeBron? No, è venuto a casa mia un mio amico, non mi ricordo se, ora non mi ricordo lui, però mi ricordo bene, indipendente da chi è venuto, e mi ha detto, mi fai vedere dov'è la medaglia? Voi sapete qual è stata la mia risposta? Non lo so. Ho dovuto chiedere alla mia moglie dove è. Vabbè, ci sono un sacco di cose che ci accomunano nel mondo. Io non ho idea di dove siano i miei meno trofei, ma non ho dovuto chiedere alla mia moglie. Ho detto, Claudia, dov'è che la teniamo la medaglia? Poi in un cassetto, per amore di Dio, che finalmente sì, è vero, l'ho messa lì, ce l'ho messa io, però ecco, quindi questo diciamo è... Non perché non consideri quell'episodio al netto di quello che è,
un'impresa storica, ok? L'impresa più incredibile che la pallacanestro italiana abbia mai prodotto, al netto che conta di più vincere l'oro. Vabbè, quindi però... Parigi e Nantes contano di più perché hai vinto. Lì sei arrivato secondo, però per quello che è l'impatto mediatico, per cosa le Olimpiadi rappresentino nel mondo dello sport extra calcio, per quello che vuol dire il simbolo olimpico, per quella che è la storia centenaria delle Olimpiadi, è una roba incredibile, ok? Quindi al netto di tutto questo qui, la volontà di voler glorificare te poi me stesso anche a casa mia è zero, ok? Perché la medaglia è in un cassetto e sta lì. Però allora noi facciamo così, ci glorifichiamo io e te e diciamo che abbiamo qua uno che è arrivato davanti a LeBron James, tac, perché questo è storia. Quindi, come sempre, ringraziamo Tenuta Santomè, i fratelli Spinazzè, io ringrazio te, grazie mille Bullo, è stato un super piacere, chiudi tu come sempre. No, ormai hai finito di dire tutto, io ringrazio voi, ringrazio il Bullo, adesso mi tocca riportarti in albergo. Vabbè dai, 5 minuti di macchina, se no, come hai detto per telefono, posso tornare a piedi. Questa sarebbe una buona idea. Torna comodo anche. Avrebbe ancora il fisico per il farlo, fisico atletico, secondo me siamo a posto. È stato, spero tu ti sia divertito. Beh, permettetemi prima di salutando ovviamente il pubblico televisivo che ci sta lì, ma che dico migliaia, milioni. Ringraziarvi per l'opportunità, per le chiacchiere, sono state veramente gradevoli, piacevoli, abbiamo toccato anche argomenti che soprattutto nel trevigiano non ho mai avuto l'occasione di dire e che ci tenevo. Treviso è sicuramente una parte fondamentale della mia vita a 360 gradi, Iaco è stato un esempio, definirlo amico, lo sento amico, però non so se sia un rapporto reciproco. Iaco dice sempre che non ha amici, quindi perfetto, io non so come considerarlo solo io amico. E quindi mi fa piacere essere qui, essere stato invitato da te, con te ci conosciamo sì, da vecchia data, anche se un po' che non ci vediamo. Ma quindi siete voi amici? No, ci conosciamo, ma non c'è, E niente, è stato veramente molto molto piacevole, veramente bello, complimenti, allora, complimenti. In bocca al lupo per tutto. Bravo, quanto buono. E niente, Iaco, chi non ha capito la traduzione sarà scritta sotto e, e niente, domani ti vediamo al Palaverde. Non vengo. Allora, ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti. Ciao ciao. Ciao.